E oggi 13 maggio, ricordiamo l'apparizione della Madonna di Fatima ed è bello che lo facciamo anche da un altro luogo mariano. Il mondo, e non solo l'Europa o l'Italia, è pieno di santuari, di chiese, di monumenti che ricordano Maria sotto i vari titoli. Qui ad Apricena la Madonna, qui in questo santuario che vedete anche un po' alle mie spalle, che poi andremo nei prossimi giorni a visitare, la Madonna è venerata sotto il titolo della Incoronata, che è un titolo molto diffuso in Capitanata e direi, e non solo in Capitanata, ma in buona parte della Puglia, della Basilicata, del Molise e anche dell'Abruzzo. Ed è un titolo con cui la gente onora Maria. Il santuario della Madonna Incoronata, che si trova, come ho detto, a Apricena, che è diocesi di San Severo, è un santuario mariano diocesano, quindi non solo cittadino. Ma qui questo santuario, appunto, è il santuario della città di Apricena, perché la Madonna dell'Incoronata è la patrona di Apricena. E anche le sue origini, le origini della devozione di questo popolo alla Madonna, sono legate, guardate, anche ad una apparizione. Ieri abbiamo un po' terminato i criteri sui quali noi dobbiamo basarci per iniziare a fare un primo discernimento e dire, bah, questa mi sembra una apparizione oppure non lo è, fermo restando che il giudizio definitivo lo dà sempre la Chiesa, lo dà la diocesi dove queste presunte apparizioni avvengono. E abbiamo visto come è fondamentale l'aspetto biblico, come è fondamentale l'aspetto, o meglio, l'umiltà dei cosiddetti veggenti, i quali non possono mai porsi contro la Chiesa, contro il Vescovo, ancora contro il Papa, contro i sacerdoti, perché Maria non parla mai contro la Chiesa. Maria difende la Chiesa, Maria la custodisce e con il Figlio la purifica, perché è anche vero che i peccati sono all'interno della Chiesa, nel senso che noi uomini di Chiesa, i battezzati, ma anche i ministri della Chiesa, non siamo esenti dal peccato. Quindi la parola di Dio, una apparizione non può mai essere in contraddizione con la Scrittura, non può mai essere contro la Chiesa. E poi un'apparizione deve centrare tutto, un'apparizione mariana deve sempre rimandare a Gesù e al Vangelo. Poi Maria nelle sue varie apparizioni ha dei messaggi particolari che cercheremo di vedere, ma ci sono dei significati fondamentali che Maria ci dona e significati sui quali noi possiamo fondare il perché, la motivazione di un'apparizione della Madonna. Ma di questo noi ne parleremo ancora domani. Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!